Dopo la sosta forzata per permettere la disputa dei recuperi, torna in campo la Serie D ed il match clou della 14ª di ritorno è il derby del Savini tra Notaresco e Pineto. 3-5-2 per entrambe le formazioni, con mister Epifani che sceglie uno schieramento, almeno inizialmente, senza punte di ruolo. In avanti Valenti ed Esposito. Out Paoli e Bosco nel Pineto, con quest'ultimo sostituito da Della Quercia. Folgorante avvio della squadra del tecnico Amaolo, appena 15 secondi e Blando rischia di combinarla grossa, retropassaggio all'indirizzo di Sciba. Mininkleri non riesce ad approfittarne anche per l'opposizione del numero uno di casa. Neanche un minuto più tardi proteste pinetesi per un contatto in area con Barlafante che va a terra. L'arbitro lascia proseguire con ampi gesti, ma al quinto il super approccio della squadra di Amaolo viene premiato. Sulla battuta del calcio d'angolo infatti il colpo di testa di Mininkleri è perfetto. 0-1 e quinto gol del numero 10 biancazzurro. La risposta del Notaresco, fino a questo momento assente, è veemente e nello spazio di un minuto sfiora il pari in due circostanze. Sull'imbeccata di Valenti, al sesto, è il palo a negare la gioia della rete a Massarotti, mentre su azione d'angolo successiva il doppio colpo di testa di Gallo e Bruno non trova lo specchio della porta. I rossoblù provano a cercare il varco e l'occasione giusta con i guizzi di Esposito, ma è il Pineto al 35esimo a sfiorare il raddoppio con un'azione di contropiede nata da un rimpallo sfavorevole a Speranza. Barlafante serve il pallone su un piatto d'argento a Romano, il cui tiro viene bloccato a terra da Sciba, che salva i suoi. Triplo cambio ad inizio ripresa per mister Epifani, dentro Sorrini, Diarra e Maio, per Belardinelli, Lopez, Petruzzi e Pesce, con conseguente passaggio dal 3-5-2 al 3-4-3. Al sesto è Valenti a provarci al volo, con pallone che sorvola di poco la traversa, ed è lo stesso numero 10 ad impensierire seriamente Mercorelli dalla distanza al 16esimo. Duello nel duello tra l'esterno offensivo rossoblù e l'estremo difensore ospite, che al 18esimo alza in angolo la conclusione dell'ex arzignano. Il Notaresco meriterebbe ampiamente il pari, ma su azione di rimessa al 25esimo è il Pineto a sfiorare il raddoppio con Barlafante, che ruba il tempo a Speranza ma non riesce a superare l'attento Sciba. Squadra di Amaolo che si affaccia ancora pericolosamente nell'area avversaria, tre giri di lancette più tardi. Sciba, in uscita disperata, prova a chiudere sul Romano, il cui tiro viene salvato ad un passo dalla linea bianca da Gallo. Alla mezz'ora entrano Dorato da una parte e Di Giacomo dall'altra, con quest'ultimo che un minuto dopo sfiora anche la marcatura con un tiro dal limite e palla che lambisce il palo alla sinistra di Sciba. I rossoblù provano a venire avanti, ma senza creare altre palle gol, ed alla fine è il Pineto a gioire per la vittoria. Notaresco che avrebbe meritato certamente quantomeno il pari per la mole di gioco e le occasioni create, specie nel secondo tempo, ed invece accusa il quarto stop consecutivo. Mister, di solito quando si viene da una sosta si dice che l'approccio, poi bisogna riprendere il ritmo, invece voi avete avuto un inizio folgorante. Sì. Abbiamo preparato la partita in questo modo, avere subito un approccio importante, così abbiamo fatto. Secondo me abbiamo fatto espresso un buon calcio, buone geometrie, siamo andati subito in vantaggio, abbiamo avuto altre situazioni per raddoppiare, quindi per quanto riguarda l'analisi, diciamo, completa della gara, penso che la vittoria sia più che meritata. Un successo che allunga la serie utile, ma soprattutto alimenta le speranze playoff. Ma adesso e non guardiamo tanto avanti, intanto penso che abbiamo raggiunto la salvezza, quindi è un punto importante. Sembra adesso un paradosso, però la situazione nostra è precaria, lo sapete, abbiamo un organico un po' ridotto, abbiamo giocatori che giocano da tanto tempo, qualcuno gioca con la febbre come oggi, e quindi bisogna dare metodo a questi ragazzi che già hanno centrato un traguardo importante. Adesso giocheremo di partita in partita le nostre chance e non ci tireremo indietro per magari cercare di centrare i playoff. Direttore, è arrivata la quarta sconfitta consecutiva. A posteriori possiamo dire che il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto, però sono quattro sconfitte consecutive. Sì, dai, diciamo che il pareggio ci poteva stare, forse più giusto non lo so, ma sicuramente poteva starci. Però oggi, rispetto alle prestazioni, alle quattro prestazioni precedenti, secondo me abbiamo fatto un passo indietro, e quindi molto preoccupante per tutti quanti noi. La classifica dice 43, c'è ancora un margine, però dietro corrono. No, ma il margine non c'è assolutamente, perché ormai siamo tutte lì e dobbiamo metterci la faccia tutti quanti, assumerci tutti quanti le nostre responsabilità, ognuno per il suo. E
essere anche tutti quanti un po' imbarazzati di quello che sta succedendo, perché comunque sicuramente la stagione non era iniziata con queste previsioni e le responsabilità sono di tutti, ma in campo ci sono i giocatori, quindi credo sia giusto che anche loro inizino a metterci quel qualcosa in più, perché veramente vederli da fuori oggi sembrava una calma piatta, è una squadra che deve raggiungere un obiettivo che non è per niente scontato, non può scendere in campo così molle.